Posso. Prego. Ecco, sono ovviamente dispiaciuto di questo contrattempo, mi sono beccato il Covid, che si deve fare? Forse a Bergamo in una conferenza di martedì, immagino. E quindi dobbiamo fare da remoto, faremo tutto il possibile e avremo comunque altre occasioni per questa meravigliosa esperienza del Teatro Punto Zero, che ringrazio della loro ospitalità e della loro presenza. Questa conclusione, diciamo così, che naturalmente ripercorre implicitamente molti passaggi di quest'anno che io non posso riprendere qui, ma che, ecco, io insisto su questa visione. I soci, se lo desiderano, possono riprendersi i cartigli, la serie dei cartigli, li scorrono molto rapidamente, danno un'occhiata per ognuno e hanno probabilmente hanno la possibilità di rimemorare quel cammino che qui è alla base, che qui ogni tanto fa capolino, ma che sul quale io non potrò fermarmi. Ho intitolato questa conclusione così: L'arte della memoria come progetto di convivenza. L'arte della memoria. Siamo nell'ambito, come sapete, del problema politico del sapere e del problema del corpo insegnante. Ora, noi abbiamo preso le mosse da Platone, come certamente tutti ricorderanno, dai sei luoghi platonici. E così io vorrei concludere con Platone, ricordando una cosa celeberrima di Platone, ma mai studiata abbastanza, che anch'io ho studiato in passato, ma che ora sono indotto a rivisitare in maniera anche nuova, diciamo così, che è la celeberrima favola di Solone, raccontata da Platone nel Timeo, che è un luogo di intrecci, di infinite vicende tra Platone, Socrate, la Repubblica, la democrazia ateniese, eccetera, eccetera. Ecco, ricordo il quadro generale e già qui, vedete, vi inviterò ad una grande attenzione, perché normalmente la favola di Solone la si racconta facendo una parafrasi di quello che dice Platone, punto e a capo. E no, bisogna entrarci dentro, insomma, capire che cosa succede lì, il perché, il per come di tutto questo inscatolamento. Dove Platone si ricorda di Solone, e Solone si ricorda del suo viaggio a Sais e così via, no? E così via. Ecco, il quadro di riferimento, la cornice, chiamiamola così, è che il nostro Solone, dopo aver dato ad Atene le famose leggi che portano il suo nome per il buon governo dei cittadini che erano arrivati a un luogo di contesa insopportabile, di violenza, di intolleranza reciproca, quindi si affidano a Solone, l'uomo giusto, l'uomo al di sopra delle parti, e Solone stabilisce alcune leggi fondamentali e famosissime, diciamo così. E già qui noi dobbiamo stare attenti, perché che cosa fa Solone? Se avessimo tempo, andare dentro il tessuto delle leggi di Solone non sarebbe niente affatto una perdita di tempo, ma purtroppo abbiamo molte cose da dire e da fare. Direi che qui Solone esercita quella che noi a Mecri, soprattutto attraverso il seminario delle arti dinamiche, abbiamo imparato ad apprendere, a pensare, a vedere come arte della composizione. Arte della composizione. Ci sono stati momenti fondamentali nel cammino di Mecri su questa arte della composizione. Ma vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che per esempio fa riferimento diretto al Cartiglio 30. Arte della composizione, arte politica della composizione, in quanto arte, badate, del contingente e del possibile. Questi sono due punti sui quali io mi sono fermato parecchio. Quello che si può fare nel mondo politico, quello che si può fare nel mondo della scuola, fa i conti non con utopie astratte, con desideri irrealizzabili e certamente, come dire, essi stessi molto astratti, cioè privi di senso della realtà, privi di un rapporto concreto e vero con le istituzioni, con le persone, con la situazione economica politica. No, si può fare, si deve fare una composizione del contingente del possibile in quella situazione, in quei corpi, in quel corpo dell'allievo, diciamo così, no? Certamente la scuola nuova, come diceva lui, mette al centro l'allievo, il fanciullo. No, non mette al centro, abbiamo obiettato noi, il fanciullo, mette al centro di volta in volta questo fanciullo, è quello. Contingenti e possibili, contingenti e possibili. Quindi Solone, dopo aver dato queste leggi, ecco, vedete, fa un gesto.
di una significatività, di un'importanza per noi straordinaria, se ne va. Se ne va. Va in volontario esilio, come si dice. E perché va in volontario esilio? Oh, dovremmo tornarci su questo punto che è delicatissimo. La giustificazione che Solone stesso ne dà, e che se ne dà di solito, dice vado in esilio per vedere se gli ordinamenti che ho dato, le leggi che ho stabilito, che ho fatto scrivere per la città, reggono, funzionano, anche se io non ci sono più. Ecco, qui tutti fanno punto e vanno a capo, no? No, qui bisogna fermarsi tanto, tantissimo, perché qui c'è uno dei grandi punti nostri di questo nostro cammino di quest'anno. Bisogna molto riflettere. Bisogna molto riflettere che l'azione di Solone, in quanto nomoteta, in quanto è colui che dà le leggi, è duplice. L'efficacia politica alla quale fa riferimento Solone nei suoi due gesti, do le leggi e me ne vado, sto lontano, in esilio, è questa efficacia politica e questa efficacia pedagogica. Voi sapete che abbiamo sempre tenuto presente questa analogia, questa vicinanza, questo parallelismo, l'educazione dei cittadini e l'educazione dei cittadini nelle scuole, ma l'educazione politica anzitutto dei cittadini attraverso le leggi. Sì, ma non solo attraverso le leggi. Questo è lo straordinario, vedete, il gesto inaudito di grande saggezza e profondità. Il corpo delle leggi, certo, le istituzioni, il corpo legislativo, la scrittura, proprio in tutti i sensi della parola scrittura. Vi ricordo, no, le grandi battaglie che avvennero sia ad Atene sia a Roma, perché i plebei volevano che le leggi fossero scritte, e non più, diciamo così, affidate alla tradizione che poi veniva esercitata liberamente dagli aristocratici. Sicché quello che diceva l'aristocratico era legge. Lui diceva perché mi ispiro alla tradizione, ma insomma se la metteva come voleva lui la tradizione. Invece no, scriviamo le leggi, mettiamole su papiro, no? Mettiamole come erano a Roma, no? Su un grande basamento di rame. Quindi da un lato l'efficacia politica e l'efficacia pedagogica come educazione politica dei cittadini ha bisogno di due corpi, il corpo legislativo, le leggi scritte e ovviamente il corpo di Solone. Non si può levare uno dei due. L'importanza politico-pedagogica di questo esilio, che dobbiamo leggere a fondo, che dobbiamo leggere bene, che dobbiamo comprendere bene. E che Platone non ce lo spiega, nel senso di, come dire, svolgere le considerazioni che ora io svolgo, ma ce lo fa capire con tutto quello che racconta poi, naturalmente. Allora, il gesto di Solone, diciamo così, scandisce due elementi, scandisce due situazioni di conseguenza, due conseguenze. La prima conseguenza è la politica degli effetti. La politica degli effetti che nasce dal corpo legislativo. Se io metto per iscritto che A, B, C, D, eccetera, questo mettere per iscritto in maniera che per tutti sia consultabile, sulla quale tutti possano riflettere, sulla quale tutti abbiano occasione e motivo di ragionare, come accade nella scienza giuridica, è evidente che se io faccio questo, ottengo degli effetti straordinari, degli effetti che fanno tradizione, quelli sì, che diventano un corpus legislativo sino a Giustiniano, e poi, no, ottengo questa grandiosità della vita pubblica come vita giuridica, come vita del diritto, della legge, appunto. E questo è il primo aspetto. Ma se mi fermo a quello, mi fermo troppo presto. Mi fermo troppo presto e mi fermo male, perché c'è un secondo aspetto che il gesto scandisce e che io vorrei definire la pedagogia delle emozioni. La pedagogia delle emozioni. Adesso mi spiegherò. Quindi, voglio dire, c'è un'unità profonda e duplice nel corpo insegnante e nelle politiche del sapere. C'è una duplice corporeità, diciamo così, la corporeità del corpo legislativo, del corpo istituzionale, del corpo scritto, e invece la presenza del corpo emotivo, la pedagogia delle emozioni. Infatti, la norma politica e la sua trasmissione pedagogica si scandiscono sempre in due corpi, distinti e inscindibili, intrecciati come Leib e Körper, abbiamo detto tante volte, no?
cioè io devo essere munito di norme per entrare in una classe, devo essere no, munito di norme per entrare in un senato, diciamo così, fossero anche solo le norme del mondo dell'oralità, la clessidra per stabilire quanto posso parlare, no? Per esempio. Ma oltre a entrare in senato, oltre a entrare nella scuola, disponendo del corpo di queste norme, tutto questo però lo faccio io, è intrecciato alla mia azione, è intrecciato al fatto che io sono lì col mio corpo, e sono lì col mio corpo emozionale, sono lì col mio corpo vivente. Ecco, guardiamo bene questo intreccio, perché qui abbiamo un primo esempio di quello che io chiamerei chiasmo, un'espressione che piacerebbe a Merleau-Ponty, che negli ultimi tempi mi è venuta spontanea, il chiasmo. Il chiasmo è una parola di origine greca che si ispira alla lettera chi. La lettera chi è come una grande X, diciamo così, dove due cose vanno in posizione opposta, ma si incontrano in un punto, vanno in posizione opposta. Vanno in posizione opposta nel senso che una non c'è senza l'altra, l'altra non c'è senza l'una, ma c'è un punto nel quale sono tauton, sono il medesimo articolato in questa differenza. C'è un punto, insomma, dentro la classe, c'è un punto dentro il Senato, prendo questi due luoghi come esemplificativi, c'è un punto nel quale le norme giuridiche che guidano la mia azione la rendono possibile, ne delimitano i confini, i termini, eccetera. E il fatto che sono io che la esercito lì, col mio corpo e con la mia pedagogia delle emozioni, sono lì come corpo emozionato, mosso dalle mie emozioni, dalla mia storia, dai miei ricordi, dalla mia educazione, dai miei propositi, dai miei desideri, dalla mia volontà. Ecco, c'è un punto in cui, e sarà quello che dovremo capire oggi, sono il medesimo e non sono il medesimo. Si toccano in un punto e si separano in quello stesso punto in cui si toccano. Allora, proviamo a guardare questi due corpi un po' più da vicino, prendendo un respiro, diciamo così, i corpi scritti. I corpi scritti vanno intesi in senso architettonico, cioè come sono strutturati, abbiate pazienza, succederà ancora. I corpi architettonici, l'architettonica della ragion pura di Kant, come sono costruiti, come dicevo prima, no? La composizione, arte della composizione, e sono corpi materiali, cioè che hanno un supporto materiale. Quindi, per esempio, sono i luoghi istituzionali. Il Senato e la scuola, dicevamo adesso, no? Ci devono essere questi luoghi, che possono essere il più simbolico possibile, ma ci devono essere. Sarà un luogo del prato, ma deve essere, come dire, circoscritto, in modo che dentro è la scuola, fuori non lo è. Le cerimonie. Buongiorno, maestro, come sta? E voi, ragazzi, come state? Le feste pubbliche. Il testo delle leggi, naturalmente, il testo delle procedure, cioè tutto il testo scritto, le funzioni e le cariche, c'è il maestro, c'è il bidello, c'è il vice maestro, ci sono gli studenti, eccetera, eccetera. E ovviamente tutte assoggettate, queste funzioni, queste cariche, attenzione, tutte assegnate a corpi emotivi, a corpi emozionati, a corpi appassionati, che si danno, come dire, un tono, che si danno un'importanza. Io sono il bidello, esigo rispetto, esigo che la dignità del mio lavoro, del mio contributo sia rispettata, sia giustamente apprezzata, sia retribuita, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ricordo il Cartiglio 28, il patto, sul quale abbiamo molto lavorato. Per intenderci in fretta, io penso alla regola che amministrava il giardino di Epicuro, per esempio, no? Per entrare nel giardino di Epicuro, che era uno dei luoghi più liberi della terra, scandalosamente libero anche per la mentalità antica, però una regola c'era, insomma, no? Non si poteva fare tutto quello che si voleva. Si doveva fare in analogia, in armonia con alcune norme che il maestro aveva dato, che forse aveva anche scritto, ma che certo erano conosciute da tutti ed erano accettate, il patto, accettate per poter essere parte del giardino di Epicuro. Oppure i monasteri, San Benedetto, la regola di San Benedetto, corpi istruiti per la vita pubblica, corpi istruiti per la vita pubblica.
Ecco, questi sono i corpi scritti, penso che questa descrizione sia più che sufficiente, indispensabili, indispensabili perché ci sia una efficacia politica e una efficacia pedagogica, sappiamo che le due cose sono profondamente collegate. Dimmi com'è la tua società e ti dirò che scuola tu hai e che puoi avere. Poi ci sono i corpi viventi. I corpi viventi sono presi nella singolarità della loro incarnazione. Sono, come dire, piccoli monumenti dell'Eterno. Che cosa voglio dire? Sono costituiti da una voce irripetibile, da una incarnazione irripetibile, che viene da tempi remoti, che viene da un profondo passato, di cui c'è oblio totale, e la loro efficacia consiste nel fatto che tutti i giorni mettono in funzione, che tutti i giorni rendono attiva, rendono vitale, vivente la regola, la norma. Tutti i giorni il monaco va a fare la sua passeggiatina nel chiostro e contempla i capitelli e contempla la storia del mondo attraversando questi capitelli. Ecco, in questa quotidiana frequentazione personale, che viene naturalmente condizionata, esaltata, intralciata dagli altri compagni di vita, dagli altri che incarnano la legge e la norma di questo luogo a modo loro, naturalmente, come loro la intendono, la interpretano passionalmente, praticamente. Ecco, tutto questo, come dire, si succede nel tempo, in maniera storica, in maniera insostituibile, guidata dalla sorte, dal caso, dalla necessità, dalle turbative del mondo. E da qui tante cose accadono a seguito di questa incarnazione emotiva, di questa voce irripetibile. Perché dico voce irripetibile? Perché ognuno di loro, l'abbiamo detto altre volte, qui non mi ci soffermo, ognuno di loro è nato agli altri attraverso la voce, il dialetto familiare, attraverso quel discorso, no, che è il traduttore universale di tutte le leggi, quel discorso che dapprima è costitutivo del chi sono io rispetto a te, chi sei tu rispetto a me, come siamo qui insieme perché siamo in una, come dire, connessione di aiuto fondamentale, senza di te io muoio. E poi da questa voce privata, diciamo così, questa voce familiare, se volete dire così, del primo luogo di formazione dell'umano. Poi si passa naturalmente alle voci pubbliche, ai discorsi pubblici, ai discorsi appunto che si modellano sulle istituzioni, sulla verità pubblica, sulla conoscenza. Torneremo su questo punto della conoscenza naturalmente. Ecco, tutto questo è, come dire, affidato alla sorte. Socrate ha avuto in sorte di avere tra i suoi allievi Platone. Pensate che tragedia per dire così, no? Forse è una parola eccessiva, ma forse no per noi. Pensate che tragedia se Platone avesse preso la scarlattina a 15 anni e fosse morto, o a 12 anni. Voi credete che avremmo Socrate nella nostra tradizione così come ce l'abbiamo e che saremmo quello che siamo? E che le nostre scritture suonerebbero come suonano alle nostre orecchie, e che noi saremmo quei corpi filosofici o quei corpi intellettuali che siamo, senza questa sorte, questa vicenda, che è come la vicenda della successione, diciamo così, degli abati della regola, San Benedetto, poi c'è Sant'Anselmo, anche lui, a modo suo. E che cosa sarebbe successo se Platone non avesse avuto come discepolo Aristotele? Se Aristotele fosse rimasto in Macedonia a darsi la bella vita invece di venire ad Atene a studiare la filosofia? Capite? Quindi c'è qualche cosa di trasmissibile in maniera costante e, come dire, anche congruente e collegata in maniera ragionevole, che sono le regole. Che cambiano, certo, mutano di fronte a questa pressione del caso, della sorte, della vita. Ma anche no, si incarnano e sappiamo cosa vuol dire. Certamente lo sappiamo, ognuno lo sa a modo suo, questo è importantissimo, lo sa nella sua carne.
quando si dice ora et labora è una roba grandiosa e grosso modo ci orientiamo. Come diceva Eco, obiettando malamente a Derrida, diceva, ma insomma non si può dire che in primavera sbocciano sugli alberi gli ippopotami. E Derrida gli rispondeva che si potrebbe anche dire, dipende dal contesto, insomma, no? Dipende dal contesto. Non è questo il punto, non è questo il punto. Certo che noi costruiamo un senso comune medio, per cui ora prega non vuol dire cavalca un cavallo. Certo, ma come io poi incarno quell'ora e come incarno quella bora? Oh, questo è infinitamente dipendente dalle incarnazioni, dal caso, dalla storia, appunto, dalle evoluzioni della vita. E questo è politicamente indistruttibile. Non c'è ordine monastico se non attraverso quello che ne hanno fatto i singoli maestri, i singoli direttori spirituali e i singoli componenti nella loro resistenza, nella loro opposizione, nella loro collaborazione, eccetera, eccetera, nei loro abiti, dicevamo nel paragrafo terzo, che vi invito ad andare a vedere nuovamente. Ecco, questa duplicità che si intreccia, che fa chiasmo, appunto, che costituisce un'unità inscindibile. Solone l'aveva capito. È questo che bisogna guardare, su cui soffermarci. Il grande Solone, questo aveva capito, ma non è finita. Il grande Solone lo sa e Platone ha capito che lo sa. Ed è questo, anzitutto, il senso di questa favola che ora ricorderemo. Quindi Solone conosce perfettamente la differenza tra la trasmissione materiale dei corpi scritti, ma non senza corpi viventi, e la trasmissione formativa tra corpi viventi, ma non senza istituzioni. Dobbiamo continuamente fare i conti con questa duplicità che è costitutiva di ogni pedagogia, di ogni politica. Se non la vediamo, sogniamo, come direbbe Spinoza, sogniamo, facciamo sogni assolutamente irrealistici. Ma ecco, cosa succede a Solone? Ecco, qui c'è la favola, adesso ve ne leggo alcuni tratti. Riassunti in maniera più sintetica, perché non sono sicuro che tutti la ricordiate o che vi sia capitato di leggerlo, perché è chiaro, il Timeo è un testo molto complicato. Ecco, io non la metterò, quello che ora leggo non lo metterò nelle considerazioni. Vi indicherò il testo dal quale leggo, che è appunto Transito Verità, perché ci tengo moltissimo che sia possibile per voi fare questo sforzo, uno sforzo che parte da raccontare il mondo, questo volume di Transito Verità, da pagina 64 in avanti, brani, passim, che ora vi ricorderò, perché non posso dire tutto quello che succede col Timeo, cosa succede con questa favola, che cosa succede rispetto alla Repubblica di Platone, al sogno della società perfetta, al sogno che non si realizza, al sogno che il Timeo mette in grave questione, e non la mette in questione la cosa soltanto, diciamo così, nei confronti di Platone, la mette in questione nei confronti di Socrate. Siamo di fronte alla più grande e profonda critica di Platone a Socrate, al suo distacco drammatico dal maestro. Siamo di fronte a cose meravigliose, innominabili, diciamo così, alle quali poi segue tutto quello che segue nell'ultima opera di Platone, laddove finalmente lui prende il coraggio di parlare in prima persona, di dire: lo straniero di Atene dice, lo straniero di Atene è lui naturalmente, no? Si è mangiato il maestro completamente adesso. E noi abbiamo dedicato un intero corso, un seminario di questo Necrit a questo problema. Ma allora veniamo a noi. Solone lascia Atene in volontario esilio per vedere se senza di lui le cose funzionano oppure no, se ci vuole l'autorità del suo corpo e la legge della sua passione. E se ne va a Sais, una città al delta del Nilo, che è capitale di quella regione, e la città trae origine dalla dea Neith, che è l'equivalente di Atena. Neith ed Atena sono, come noi abbiamo il gemellaggio, no, delle nostre città o cittadine, con un paese del Canada, con una cittadina della Francia, cioè, siamo più o meno. Gli egiziani di Sais si considerano pertanto amici
quasi parenti degli Ateniesi. E Solone quindi viene ricevuto con tutti gli onori che sono debiti ad un così grande personaggio e amico. E Solone si informa, è curiosissimo naturalmente, è il capostipite dei filosofi, è curiosissimo delle loro tradizioni e scopre che non ne sa niente, che i greci non ne sanno nulla, sono entrati in un regno sconosciuto, molto sconosciuto, molto conosciuto. Tutte e due le cose sono vere. Un giorno vuole indurre i più sapienti dei sacerdoti a parlare dell'iton archaion, dei fatti antichi. Ecco, emergono i fatti antichi, la storia del passato, la storia delle origini. Poiché sembrano reticenti, allora escogita l'espediente di narrare lui per primo quelle che per i greci erano le storie più antiche. Allora racconta di Foroneo, del mitico primo uomo, di Niobe, del diluvio, di Deucalione e Pirra, eccetera, eccetera. Si dà anche un grande affare a calcolare gli ipotetici anni di distanza e il suo espediente ha successo. Perché un sacerdote molto anziano, il vecchio sacerdote, signore dei morti, come vedremo, ma attenzione, prima di decidere chi è. E allora questo sacerdote molto anziano non riesce a trattenere le risa. E dice, voi greci siete sempre fanciulli, badate. Importantissimo. Non è semplicemente quello che dice, voi greci siete sempre fanciulli, cominciate da capo, siete sempre nella vita spontanea, siete sempre, come ho detto, in altra occasione nel sorriso dell'infante. E un greco vecchio non esiste. Infatti siete tutti neoi, nuovi, giovani. E la vostra anima non possiede alcuna antica opinione formatasi per lunga tradizione e nessuna conoscenza incanutita. Incanutita. Nessuna conoscenza, che parole, eh? Come usa e pesa le parole il nostro fruttore. Nessuna conoscenza incanutita dal tempo, che è diventata bianca, bianca, i capelli bianchi del vecchio. Poi naturalmente racconta a Solone che non c'è stato un solo diluvio, come i greci ingenui credono, molte distruzioni, porta l'esempio di Fetonte. E allora dice, gli abitanti sui monti, uccisi dal fuoco per queste deviazioni dei pianeti, Fetonte è un mito appunto che spiega queste accidentalità dei corpi celesti, allora quelli che stanno, diciamo così, sulla terra, sui monti, muoiono tutti e si salvano soltanto quelli che stanno in pianura. E così però anche quelli della pianura quando arrivano le invasioni, i maremoti, insomma, diciamo così. Gli unici che si salvano, a quanto pare, sono gli egiziani, perché loro non vengono afflitti né dal fuoco dall'alto né dall'acqua dal mare, ma l'acqua traspare dal Nilo. E loro attraverso appunto queste invasioni del Nilo, che sono poi fruttuosissime per la fecondità della terra, hanno questo privilegio rispetto a tutti gli altri uomini della terra, che loro hanno conservato la memoria, hanno il ricordo. E questo ricordo lo hanno naturalmente iscritto sulle pietre dei templi, lo hanno iscritto nelle con nelle tende, con le bende con le quali. Con le quali rivestono il cadavere del faraone, tutte piene di scrittura, tutte piene di geroglifici. Qui è conservata la storia dell'umanità. Per cui, mentre gli altri esseri umani ogni volta fanno un cammino, arrivano magari alla scrittura, ma poi vengono le catastrofe naturali li privano di ogni arte, di ogni musa, come dice qui il nostro Platone. Li privano di ogni scrittura e quindi scompaiono dalla terra e quindi dimenticano tutto. Gli egiziani no. In questa particolarissima loro condizione di cui il vecchio sacerdote, signore dei morti, è l'emblema, no? Loro conservano tutto. Loro sanno tutto. Loro sono la realizzazione finita del sapere e della conoscenza di cui tanto abbiamo lavorato, in passato. Quindi, però, nello stesso tempo è evidente quello che sta dicendo Platone con questo dare la parola al vecchio sacerdote, no? Bisogna ricordare che l'Egitto è proprio quella civiltà nella quale la scrittura si associa strettamente alla tomba. La scrittura
è la scrittura del sapere in quanto tomba del sapere, in quanto resto. Civiltà in cui il tempo e la storia sembrano essere immobilizzati per sempre, in statue di sale, direbbe lo stesso Platone, no? Perfettamente rappresentate dalla mummia del faraone, sepolto nel più riposto luogo della grande piramide dove nessuno può entrare, cadavere avvolto e circondato dai sacri geroglifici, ovvero da splendori inghiottiti ricoperti dal buio della notte eterna. Tutto il contrario, alfabeto greco, che splende sui frontoni dei templi al sole, sotto il sole, sotto la luce del sole. Ecco, allora, agli occhi del sacerdote abbiamo visto, no, volevo dirvi ancora questa cosa, all'antica Paideia, quindi quello che sta dicendo Platone, mi sembra abbastanza chiaro, questo è evidente, all'antica Paideia degli uomini che cadono preda delle forze naturali e delle catastrofi dell'oblio, regredendo a uno stato di inciviltà, letteralmente a uno stato ignaro di muse, si sostituisce però nel discorso di Platone, come vedremo sempre meglio, non tanto l'Egitto delle tombe e delle mummie, ma l'Atene eterna, l'Atene ritornante eternamente come città umana della vita, riscattata dall'oblio, avviata a fare con la circolarità eterna del cosmo il suo ritorno alle origini, il suo originario essere sempre da capo giovane, neoi. Agli occhi del sacerdote le genealogie di Solone sono poco più che favole per bambini, infatti in un certo senso sono proprio tali, sono favole del nonno, come spiega per certe ragioni interne il Timeo, adesso non ve lo spiego. Voi greci, dice il sacerdote, ricordatelo solo diluvio, mentre ve ne furono molti, e soprattutto ignorate che la razza umana più bella e migliore, dice letteralmente, dotata di eunomia, proposizione formidabile, eunomia, dice eunomia e non dice isonomia, eh già, eunomia era la legge di Sparta, non era la legge di Atene, qui c'è tutta la polemica di Platone contro la democrazia ateniese e la sua degenerazione sofistica, diciamo così. Quindi sostanzialmente, ecco, tale razza, da cui voi discendete ma non lo sapete, l'avete dimenticata, visse proprio nella vostra terra, donde ne discendete, essendone a suo tempo rimasta un picciol seme ignaro per molte generazioni di scrittura. Dice così il sacerdote e finalmente racconta la sua favola. E di questa favola vi dico in due battute. È la famosissima favola dell'Atlantide. Cioè che in tempi remoti, arcaici, eccetera, al di là delle colonne d'Ercole, probabilmente lo stretto di Gibilterra, si stendeva una grande terra, grande come tutta l'Africa, un arcipelago di isole, che era governata da una popolazione oceanica, da una popolazione che andò a studiare il grande Artaud, e che Florinda Cambri ha studiato, no? Come Artaud andava alla ricerca di questo popolo dell'Atlantide originaria. Bene, questo popolo, essendosi corrotto nella sua giustizia e volendo invadere tutti i terreni, tutti i territori che stavano a Oriente, quindi la stessa Europa e la stessa Grecia, aveva allestito un grandissimo esercito. Ma gli ateniesi, loro soli, qui c'è una metafora delle guerre persiane, naturalmente, gli ateniesi, dice Platone, solo loro osarono opporsi a questo diluvio, a questa fiumana immensa di popoli e di guerrieri per salvare l'Oriente, per salvare l'Europa. Furono fortunati, perché in una notte, in un giorno, un grande cataclisma invase, diciamo così, sormontò, distrusse, annegò completamente l'Atlantide, non della nuova Atlantide di Bacone, no? Che si ricorda. E così gli ateniesi riuscirono in questa impresa che salvò la civiltà, diciamo così, la civiltà orientale, europea, eccetera, ma se ne sono poi dimenticati. Adesso il sacerdote glielo ricorda, glielo ridice. Poi si sa che sul mito dell'Atlantide molti si sono mossi, sono andati a cercarlo, appunto Antonio Artaud e altri ancora. Bene.
cosa interessa a noi di questa lettura? Che cosa dobbiamo dire che interessa il nostro cammino? Ma da un lato, diciamo così, è chiarissimo, no? Che si sta parlando nel racconto di Platone di una sapienza morta, di una sapienza istituzionalizzata nelle scritture delle mummie, nelle scritture delle tombe, delle pietre, con il vecchio sacerdote signore dei morti, appunto. Dall'altro che cosa c'è? Qui, ecco, appunto, appunto, qui bisogna stare attenti. Bisogna guardare bene e questo sguardo, devo dire, mi è stato fortunatamente fecondato dal cammino di quest'anno, non soltanto quello del seminario di filosofia, dal cammino generale di Mecri di quest'anno. Per cui io direi che se da un altro c'è una sapienza morta che sta sottoterra, dall'altra parte c'è una ignoranza feconda, c'è una fecondissima ignoranza. Gli ateniesi non sanno più niente di questa storia. Platone non sapeva più niente di questa storia. Solone non sapeva più niente di questa storia. Diciamo più esattamente, Platone racconta questa storia per far vedere che Solone non sapeva niente di questa storia. Cioè si racconta la storia di un'umanità che porta con sé una notte infinita, che porta con sé la ingenuità, diciamo, della vita. Ingenuità, sempre nuovi, neoi, sempre giovani, sempre fanciulli, sempre sorridenti, sempre che dicono sì, come direbbe il Faust, naturalmente l'ultima scena del Faust. Ingenuità della vita solcata da lampi di ricordi, questo racconto, che sono nel contempo itinerari dell'oblio. Cammini dell'aver dimenticato e perciò del ricordare. Ecco, questo nesso profondissimo e complicato, molto complicato, su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo esercitarci, dobbiamo starci alle calcagna, diciamo così. Platone, attenzione, fa un'operazione molto, molto significativa, perché affida questo racconto a Solone, dove dice che Solone era un soavo, precursore dei filosofi, e quindi fa incarnare al soavo, precursore dei filosofi, e quindi memoria resuscitata, ignoranza risolta, diciamo così, nella vita del ricordo, affida a Solone la memoria dell'anima, la filosofia, opposta a quella dei corpi senza vita. Attenzione che quando qui diciamo anima con Platone poi ci sono molti problemi. Qui l'anima è l'anima della physis, non è nient'altro che questo, è ciò che anima il corpo, che lo fa muovere perché lo emoziona, perché appunto lo inserisce in una scrittura di corpi. Quindi in sostanza è così che l'avo di Platone, secondo Platone, che è lui che racconta questa storia, sia sempre ben chiaro che questo non è che esisteva da un'altra parte, se non se lo inventa tutto il Timeo. Forse c'erano altre leggende delle quali Platone si è giovato, ma è lui che mette insieme questa rappresentazione, questi personaggi. Quindi è questa memoria che si risveglia da una notte infinita, solcata da bagliori di ricordi, che sono nello stesso tempo, dicevamo, itinerari dell'oblio, perché sono ricordi di ciò che non c'è più, non c'è più e non c'è mai stato. E qui è molto difficile, e qui per noi è terribilmente difficile, perché, vedete, io cerco di farvi intendere, e non lo so se ci riesco, che quando dico itinerari dell'oblio, perché intendo dire itinerari, ricordi, di ciò che non c'è mai stato, in quanto c'è stato. Dico la stessa cosa. Noi quando pensiamo non sappiamo quello che c'è stato, ma per Bacco c'è stato. Ragioniamo come il vecchio sacerdote signore dei morti. Cioè pensiamo che prima ci sono le cose, guarda te. Poi chissà come c'è qualcheduno che le osserva, se le ricorda, le scrive.
poi le dimentica, ma poi si va a rivedere queste scritture, si dice, ah, ecco che cosa c'era, Atlantide. No, non c'è mai stata Atlantide. Non ci può mai essere stata, perché ciò di cui mi ricordo è la morte. È la morte che transita nel ricordo, è la morte che transita nelle scritture, è la morte che transita sulle colonne, sui marmi dei templi, nelle bende del faraone. Cioè quello che per definizione non è mai stato vivo, perché è stato. E quindi è quello che non può mai essere ricordato, ma può essere ricordato come è stato. E qui il chiasmo è profondissimo, il punto, e non siamo arrivati a vederlo, eh? Non siamo per niente arrivati a vederlo, però intanto cominciamo ad apprendere questo luogo, che quando Platone parla dell'Atlantide scomparsa, scomparsa. È la memoria che è scomparsa, e la memoria è la memoria vivente, quindi quello che è scomparso non c'è mai stato, perché quello che c'era stato era la memoria vivente. Se mai ci fosse stato, era una memoria vivente, non una memoria ricordata, non una memoria trascritta, non una memoria che dice l'Atlantide. Chissà cosa dicevano, chissà cosa pensavano, cosa sapevano nei loro corpi viventi, appunto. Quelli che immaginiamo là e di cui abbiamo la pretesa di raccontare la storia qua. E facciamo benissimo, intendiamoci, non è che se sappiamo quello che facciamo, se siamo usciti da una storia morta e siamo entrati nel pensiero vivo, nella filosofia viva, è questo che dobbiamo cominciare a vedere nella sua incredibile complicazione. Ecco, Platone dice di Solone sostanzialmente una cosa profondissima che non dice, lascia a noi di capire, ma la dice in tutti i modi, pover'uomo. Se solo noi sapessimo leggere e non avessimo fretta di leggere, di riassumere in paroline e di andare in classe a riassumere il Timeo, come se questo fosse importante, non avendo capito niente di quello che dice il Timeo. Per Platone, Solone è colui che ha saputo leggere dietro la storia, che ha saputo leggere dietro i muzioi, i miti, attraverso la rivelazione di una grande, inaudita ignoranza socratica. Lì c'è il suo maestro, eh. Mi ricordo il 27, il Cartiglio 27, mi raccomando, andatelo a rivedere, dove nasce l'uomo della conoscenza e della ricerca in quanto nasce l'uomo della ignoranza, Socrate. Conoscenza, ignoranza e ricerca nascono in un circolo, appunto, dove sono indistinguibili. È perché ricerca che si sente ignorante, e allora in questo modo ricerca la conoscenza, ma si sente ignorante appunto perché ricerca e così via. E perché quello che ha non gli va più bene, perché quello che sa si accorge, è una grande notte, è un grande oblio, è una vita in memore, è una vita traslata nelle tombe, è una vita traslata nella ovvietà dei costumi, nella ovvietà delle regole, nella ovvietà delle norme. Ora et labora, ma nessuno più pensa davvero cosa vuol dire ora e cosa vuol dire labora. Si è fatta un'immagine così, un po' comoda, diciamo così, ma totalmente attraversata dall'ignoranza e dall'assenza dei corpi. Ora et labora, ma intanto pensa che cosa mangerà a cena il bravo monaco. Ecco, collocato così, questo uomo della ignoranza, provenienza da un ignoto passato, provenienza da uno sterminato passato, di cui, badate, la conoscenza ci dà notizie. E già, mica noi abbiamo dietro le spalle il passato di Platone o del vecchio sacerdote, abbiamo ben altro. Abbiamo una immensa conoscenza di questo passato, ma è un ignoto passato per un incomprensibile presente? A che tutto questo passato? Che cosa deve essere questo passato ora, oggi? Che cosa farsene della regola di San Benedetto?
Che cosa farsene delle norme scolastiche? Questo è il punto che emerge potentemente, no? Come sono animate queste norme? Appunto, la scrittura sul tempio al sole, non sottoterra. Come sono animate? E come le devo animare io col mio corpo? Perché le porto io col mio corpo, da sole non fanno niente. Non ci sono neppure, sono lacerti, sono resti, sono archeologia. E appunto, come le decido al presente, ma soprattutto che futuro hanno? Che futuro possono avere queste conoscenze di un ignoto passato per un infinito incomprensibile presente? Chi siamo noi? Dove andiamo? Cosa dobbiamo fare? Le domande kantiane, no? La filosofia tutta intera in queste domande. E come dobbiamo decidere appunto per il futuro? Come dobbiamo muoverci nei confronti del futuro? Come dobbiamo fare sì di fare qualcosa dell'uomo della conoscenza e dell'uomo della scienza? Bisogna fare qualcosa del vecchio sacerdote, capite? Non bisogna lasciarlo lì tra le mummie, perché lasciamo anche noi tra le mummie. Bisogna farne qualche cosa di profondamente innovativo, di profondamente che si ispira all'ignoranza del passato e all'oblio di quel che fu, ma che ci ha resi quel che siamo nella domanda è chi siamo? Ecco, collocato così l'uomo della ignoranza che fa della ricerca della conoscenza il suo destino, questo siamo diventati da Platone in avanti, capite? Questa è la filosofia dell'Occidente. Questo è il nostro cammino, che comincia con i presocratici, forse, ma sicuramente con Platone. Noi siamo gli uomini della ignoranza socratica e quindi della ricerca. Una vita senza ricerca non è degno di essere vissuta, l'abbiamo ricordato a suo tempo, come diceva Socrate in tribunale, e questo è il nostro destino. Ma in che senso? Nel senso di costruire infiniti reperti da mettere nelle tombe, cioè nelle biblioteche, scolastiche, nella biblioteca del Senato. Tutte cose utili, importanti, nessuno intende svalutarle, ma è questo che dobbiamo fare. E questo è il nostro destino, perché badate, questo destino che noi incarniamo come uomini della ignoranza, cioè della conoscenza, cioè della ricerca, non ha nessuna possibilità, né senso alcuno, né nella domanda né nella risposta. Ecco, qui bisogna fare un altro punto, un'altra fermata, un'altra fermata tranquilla. L'uomo della conoscenza, in quanto traduttore, trascrittore universale delle norme, delle leggi della natura, della vita sociale, eccetera, eccetera, non ha motivo di chiedere il perché e il per come di queste norme. Non ha motivo di chiederlo perché non ha risposta. Lui è diventato l'uomo della conoscenza e quindi della ricerca, e quindi è diventato quell'uomo che, come dire, ha il destino nella continua rincorsa della sua ignoranza, ma resta l'uomo della ignoranza. Al quale uomo, attenzione, badate, niente e nulla mai risponderà. Non ci sarà una vocina nell'ultimo momento della vita che dirà: sai Girolamo, si tratta di questo, oppure si è trattato di questo nella tua vita. Non ci sarà. È molto plausibile che non ci sarà. E che se anche ci fosse, c'è da chiedersi cosa mai avrebbe da dire. Quindi attenzione, le domande dell'uomo della conoscenza, che hanno la loro potenza nella scrittura di mappe operative importantissime, mappe operative che dicono come ci si comporta, come è bene fare, come è meglio fare, ma sono mappe operative le quali non hanno nella loro utilità, diciamo, nel loro uso, nella loro verità, poi arriveremo alla verità, non hanno in questa verità, in questo loro uso, la risposta e neanche la domanda. Non ha senso pretendere che ci sia una proposizione scientifica o una proposizione storiografica che ti dice: ecco, ebbene, sai, l'uomo è questo,
Per questo è venuto su come un fungo su questa terra, questo è il suo destino, questo è il suo futuro. No, non abbiamo la possibilità di concepire come sensato. Bisogna vederlo questo, se no siamo preda di una superstizione che non ha futuro, o che ha il futuro della superstizione. E magari ce n'ha un futuro grandissimo come futuro della superstizione, ma quello. Cioè ci vuole un'arte della memoria, in cui la vita si rinnova nella fecondità del ricordo, consapevole di un necessario oblio. Perché, attenzione, l'Atlantide sommersa è la catastrofe di ogni vita. È la catastrofe di ogni vita che porta con sé, diciamo così, il suo senso. Il suo senso che non si può tradurre in una conoscenza, che non si può tradurre neanche in fondo in un destino, o solo in parte. Ecco, allora cerchiamo di lavorare su questi intrecci, che sono molto complicati. Diciamo, la verità della ricerca, l'infinità della ricerca e l'infinità della conoscenza, anzitutto, ecco, questo è importantissimo, la verità della ricerca storica, della ricerca scientifica, l'infinità della conoscenza e viceversa, l'infinità della conoscenza e la verità della ricerca, si declinano al futuro, non hanno un passato, non hanno un presente cui corrispondere, si declinano al futuro, la loro natura non è l'essere, ma il dover essere. Il grande silenzio, ecco proprio questo grande silenzio, la grande domanda che è uomo, la grande domanda che ci facciamo noi qui, la grande domanda che cosa dobbiamo fare, che cosa è bene fare, che cosa è opportuno fare, che cosa è giusto fare. E resa possibile dal grande silenzio, appunto, che va custodito, custodito. Senza questo grande silenzio non c'è la domanda. Ma guai se la domanda pretende di essere una domanda a cui si risponde. O meglio, una domanda che decide qual è la risposta, l'essere della risposta, che decide, diciamo così, di una, dirò più avanti, una ontologia, di una cosmologia. Le cose sono fatte così, no? No? Questo silenzio è immedicabile, è insormontabile, è intraducibile, anche se è sempre continuamente tradotto dal cammino e dal lavoro della conoscenza. Ma quello che è importante in questa infinità del lavoro della conoscenza è la sua declinazione al futuro. Proprio questo silenzio che rende l'insensatezza di una pretesa di risposta è la trasformazione della domanda in proposito, della ricerca di fondamenti inesistenti in un progetto etico, della ricerca di fondamenti inesistenti, da sempre obliati e mai stati, in un progetto etico. E allora si capisce quello che fa Platone qui. Io l'avevo capito solo in parte, o per altre ragioni. L'Atene della favola, quella che Platone mette in bocca a Solone, l'Atene degli eroi, e diventa il sogno di un'arte, di un'Atene futura. E il sogno è una favola che racconta, nella illusione di ricoverarsi in una scoperta, destino della conoscenza, in un racconto, in un mito, la filosofia che si mette d'accordo col mito, la possibilità di fare di questo mito, diciamo così, il sogno di una Atene futura, possibilità dell'impossibile. Attenzione, possibilità dell'impossibile se resta impossibile. E quindi silenzio, vuoto, angoscia, domanda del possibile, del sogno del possibile. E in questo circolo che politica e pedagogia sono iscritte, non potranno mai fare a meno del sogno del possibile, non potranno mai realizzarlo nella realtà e quindi superare la impossibilità della contingenza, eccetera, eccetera, di tutte quelle cose che abbiamo detto che sono naturali e strutturali dei corpi sapienti e dei corpi emozionati. Dei corpi sapienti che sono anche emozionati e dei corpi emozionati che sono anche a loro modo sapienti. Ecco, di questo segno non si trova luogo nel corpo delle istituzioni.
nel corpo delle istituzioni questa politica del possibile impossibile, questo progetto etico, questo proposito, non ha luogo, perché lì ha luogo la mappa delle conoscenze. Sin qui sappiamo questo. Sin qui sappiamo che ci sono tante galassie, eccetera, eccetera. Prima non si sapeva neanche questo, si sapevano delle altre cose, però si sapevano, non è che non si sapesse. Ma si sapevano queste traduzioni, queste metafore, questi discorsi, evidentemente, no? No, nella istituzione non si trova il sogno del possibile, si trova, diciamo così, il testo del passato. È nella pratica vivente, è nella strozzatura incarnata di un'efficacia trasmessa nei ricordi del futuro, nei ricordi del futuro possibile. Qui si trova un progetto. E così accade con Platone, molto chiaro quello che dice: sognando Solone, ricorda e immagina il futuro, non mai presente, ricorda e immagina un futuro che non è presente, non sarà presente, non è stato passato, ma è la scaturigine di questo sogno, la contemporaneità della legge del sogno, diciamo così. Ecco, siamo arrivati ad un punto molto delicato e ora manca poco. Manca poco a dire le ultime cose sulle quali molto riflettere. Ogni volta il maestro, in sostanza, reinterpreta il passato nella sua incarnazione transitante. Attenzione, il maestro non è una figura particolare. Siamo tutti, abbiamo detto, no? La pedagogia la facciamo tutti, ci educhiamo tutti gli uni con gli altri, con le risposte appunto dei nostri abiti, delle nostre convinzioni, delle nostre appunto reazioni. Quindi ognuno è magister vitae a suo modo. Ma diciamo allora così, il maestro scopre e reinterpreta il passato nella sua incarnazione transitante che, come io dicevo, parlando di Darwin, è sempre un'incarnazione finalizzata. Poi Andrea ha corretto un po' l'immagine molto, molto bene, no? Ha mostrato come le due cose siano vere tutte e due, che c'è una finalità dell'azione strumentale dei corpi viventi. Se ho queste mani, se ho questa bocca, questi occhi, li ho per qualche cosa. Ma nello stesso tempo è verissimo quello che, appunto, non c'è né domanda né risposta, sono accadute attraverso l'incongrua casuale, il chiasmo casuale della loro messa in opera senza nessuno scopo. Ma, come dire, in quanto intrecci destinati, appunto destinati a un destino che non è stato voluto da nessuno e che non è stato calcolato da niente, che non ha né domande né risposte a situazioni di fatto, diciamo così. Quindi quell'Atlantide sommersa, appunto, che è la catastrofe di ogni vita. Allora, ogni maestro scopre e reinterpreta il passato nella sua incarnazione transitante e finalizzata, finalizzata alla felicità, al successo, al bene, al male, e in lotta costante con altre finalità. Arte della memoria, che in quanto si declina al futuro, che in quanto non dice semplicemente faccio così perché mi conviene. Questo è stato esaminato meravigliosamente da Spinoza, no? Ma chi te l'ha detto che ti conviene? Sei sicuro che ti conviene? In realtà, seguendo la loro convenienza, gli esseri umani spesso determinano la loro rovina. Allora, posto che noi non sappiamo qual è la nostra reale convenienza, ecco, il progetto di convivenza che io posso fare come dire, il più accettabile. È quello che stava nel nostro titolo, no? La memoria come progetto di convivenza futura. Io racconto la mia storia, racconto la mia provenienza, racconto il mio cammino, racconto come sono qui, come sono arrivato qui e che cosa comporta in questo oblio profondissimo che io ne ho e questi piccoli bagliori che mi dicono: beh, ma tutto sommato però tu sei un Homo sapiens, sei un italiano. Hai acquisito queste conoscenze, queste sapienze. Ecco, sulla base di questa ignoranza totale, profonda,
io faccio della mia incarnazione decisiva, che decide di come mettere in corpo, come realizzare le norme, le regole, i testi, le scritture, le traduzioni, le conoscenze. E io decido come fare secondo un progetto di convivenza futura. Questo è l'unico, come dire, almeno per quanto vedo io, l'unico progetto politico sensato. Una convivenza futura, perché se non c'è convivenza c'è conflitto, e se c'è solo conflitto e non convivenza, che poi non ci sono mai, no? Ci sono sempre un po' di convivenza, un po' di conflitto, ma più c'è convivenza, meno c'è conflitto, questo è sicuro. Quindi dobbiamo raccontare una storia che generi nel futuro l'ipotesi, il sogno di un'efficace convivenza, no? Questo è quello che ci attende al varco. Arte della memoria come progetto di convivenza che sa integrare scienza e conoscenza, tutto ciò che so, tutto ciò che sta nelle biblioteche del vecchio sacerdote, signore dei morti, tutto quello che so con la mia comprensione, con la memoria comprensiva della infinita ignoranza e della infinita domanda. Della infinita ignoranza e del destino, esercizio produttivo della ignoranza e del destino, del perché di questo possibile che, diciamo così, come spirito dell'utopia si potrebbe anche dire. In altre parole, la comprensione, l'arte della memoria come progetto di convivenza che sa integrare tutta la scienza che io ho nel mio tempo, tutte le conoscenze di cui dispongo. Tutti i discorsi del vecchio sacerdote di cui ho potuto tenere conto, che mi hanno insegnato tante cose, ci sono tanti, sono stati tanti diluvi, non ce n'è stato uno solo, però ogni diluvio era una vita sua, no? Era quella vita lì che è scomparsa, non c'è mai stata. Sotto la parola diluvio non abbiamo riassunto niente, evidentemente, né compreso niente, ma la comprensione è appunto la comprensione di questo essere arrivato qui. Come prodotto di questa enorme ignoranza, enorme oblio, enorme ricominciare da capo, come diceva il vecchio sacerdote, leggetevi queste descrizioni che egli fa di come appunto le varie generazioni della terra, degli uomini sulla terra, perdono tutte le conoscenze, dimenticano la scrittura, poi devono ricominciare da capo. Ecco, noi siamo parte di quello. Guardatevi intorno, pensate ai nostri giovani. Ovviamente, che cosa sanno? Pensano che Mussolini sia nato nel 1990, dando risposte del genere alla maturità. È logico, perché abbiamo dimenticato tutto. Anche se abbiamo intere biblioteche che il vecchio sacerdote custodisce con cura, spolvera ogni giorno. E certo, queste sono importanti, vanno portate a scuola, vanno portate nella vita pubblica. Ma sulla base di una comprensione che è una storia di memorie e di oblii, che è il ricominciare da capo ogni volta nella memoria e nell'oblio, che è la favola di tutte le favole dell'Occidente, se volete dire così. Veramente ce n'era un'altra che abbiamo un anno indicato con Esiodo, la famosa favola dello sparviero e dell'usignolo, no? Ma qui ce n'è un'altra che viene da Omero, Telemaco. Che si mette per mare a cercare il padre, che ha dimenticato, che non c'è più, che non sa chi è, che non riconosce. Sono cose grandiose, capite? Sono cose di una grandezza infinita. Allora, io vorrei tirare adesso le somme, prima della pausa, su alcuni punti che già sono emersi, vorrei precisarli perché sono delicatissimi. Anzitutto, credo che ormai sia chiaro, no? Il racconto di Platone, che è di Platone, che fa finta che sia di Solone, ma è lui che lo racconta, no? Nel racconto di Platone, il vecchio sacerdote e Solone sono la stessa persona. E se non vedi questo, rimani molto in superficie. Si raccontano reciprocamente delle storie, no? Si raccontano reciprocamente delle storie, ma entro la favola delle origini. Perché di quello si tratta, no? Voi avete dimenticato le vostre origini, che eravate un grande, potentissimo popolo, eccetera, eccetera. Però c'erano anche gli Atlantidi.
solo non sa niente, ha dimenticato tutto. Ma ha dimenticato tutto perché non ha questa conoscenza, ma questa conoscenza è meritevole di essere dimenticata, cioè è già dimenticata. In quanto è ricordata così, è dimenticata. Non ha più vita, non è più vita. Non può incarnarsi in nessun corpo, può incarnarsi solo nelle pergamene, può incarnarsi soltanto nelle pietre. Quindi bisogna vedere il vecchio sacerdote e solore come l'unità differenza di conoscenza e di memoria. Ecco, questo è il punto teoretico più importante, io credo, di tutto il nostro corso, cioè quel chiasmo, quel punto dove la verità e la realtà non si identificano identificandosi. E bisogna dire tutte e due le cose. E bisogna pensare tutte e due le cose per non cadere nella superstizione di una realtà immaginaria e nella superstizione dell'ignoranza paga di sé, mentre l'unica ignoranza fruttuosa è quella che è scontenta di sé, che continuamente si dà da fare per ricordare, non me lo ricordo più, ma cerchiamo i documenti, vediamo di rianimare un passato che mi ha costituito. Ecco, c'è un punto di incontro di verità e realtà, e questo punto comune di un chiasmo, nel senso che la verità si traduce nella realtà e la realtà si traduce nella verità e viceversa, si scambiano le parti, per dire così. Ecco, il punto dove si incontrano è questo che io voglio, cerco disperatamente di far capire a me e a voi. Il punto dove si incontrano non si esaurisce, non ha il senso di, per dire meglio, non ha il senso di una cosmologia. Questa è la nostra grande superstizione, di credere che la conoscenza intende dirci, nei suoi libri, nei suoi testi, nelle sue formule, nelle sue proposizioni, perché è sempre fatta di proposizioni poi all'ultimo, che cos'è un buco nero? Adesso te lo dico, appunto. Ma però te lo faccio anche vedere, certo. Adesso l'hanno addirittura fotografato. Bellissimo. Non è che io svaluti minimamente tutto ciò. Solo che tutto ciò non è una cosmologia, non è, come dire, la finestra aperta e guarda là fuori, ecco come è fatto il mondo. Pensare ancora così è l'infantilismo dell'umanità che non è ancora entrata nella filosofia. È la superstizione di una umanità arcaica, ancora preda dei suoi timori e terrori, delle sue illusioni, delle sue fantasticherie. No, c'è, come dire, in questo punto comune, in questo chiasmo, in questa superstizione del sapere e delle sue metafore trascritte, perché intendiamoci, ogni oggetto del sapere, qualunque oggetto del sapere, è una metafora trascritta. Il DNA è una metafora trascritta. Non è che là fuori dice adesso lo prendo con le mani, ecco il DNA. O quei cretini che dicono aveva nel DNA, non si sa cosa aveva, che so, il gesto dell'attore di teatro. Scemenza. No, ecco, questa visione, questa conoscenza che trascrizione, non dà luogo ad una cosmologia, non ci mette in contatto con una cosmologia che è là fuori, adesso ti dico com'è, come è fatta, eccetera, eccetera. No, no, ci dà luogo a una storia, capite? A una storia, a una vicenda, volete chiamarla così, perché storia, poi vengono gli storiografi, che sono altri sacerdoti di Sais. A una vicenda. Quindi non comporta, diciamo così, una conoscenza oggettiva del cosmo, ma una comprensione, non conoscenza, ma una comprensione soggettiva della memoria oblio di cui abbiamo detto sin qui. Comporta cioè che reale è questo corpo qui che ricorda quello che ricorda come può e che però trascrive la sua vita all'interno delle conoscenze che possiede, che ha. L'intera vita infinita incarnata nel corpo anima di questo qui. Tode, ti, come diceva Aristotele, di questo chi che è Platone, di questo qui
che siete voi, che questo qui che sono io. E questo che non va cancellato. Che tutte le conoscenze di cui disponiamo come, diciamo così, trascrizioni del lavoro conoscitivo, nella sua memoria scritta, stanno dentro la comprensione della memoria vivente e che questa memoria vivente è lei la realtà che tiene dentro il tutto. Il sacerdote l'ha detto molto chiaramente. Ha detto, succede che intere popolazioni, per sventure naturali, perdono la memoria, non sanno più né leggere né scrivere, ritornano selvaggi. Ma questo in certo modo succede sempre, no? Questo in certo modo succede sempre. Dobbiamo sempre ricostituire, diciamo così, dobbiamo sempre prendere la nave di Telemaco, dobbiamo sempre richiederci del padre e della madre, delle origini perdute, dimenticate, ma ancora qui, palpitanti, vive, perché sono vivo. E siccome sono vivo e sono l'uomo della ricerca che si è fatto vivo nel tempo, e non solo questo, naturalmente, questo lo dico per noi, questo è il nostro destino. Ecco, un passato sempre perduto, perché era il passato del vivente che non siamo stati e che non saremo mai, perché ci sono stati altri. Quindi passato sempre perduto che si rianima nelle figure di un sogno futuro nel presente. Il sorriso. Il sorriso. Ecco, la mia opinione, e potrei fermarmi qui, è che se l'azione politico-pedagogica perde questo sogno, che deve ricostituire ogni volta, perché ogni volta devo fare il lavoro, diciamo così, della memoria personale e sociale e di tutto. Cioè devo ogni volta mettermi di fronte all'autobiografia, non posso entrare in classe semplicemente col registro e i libri. Devo entrare in classe con la mia autobiografia consapevole, vivente e trasmissibile e trasferibile. Ecco, se l'azione politico-pedagogica perde questo sogno, beh, allora la vita umana si corrompe. Vi ricordo il motto dei greci, l'uomo è l'animale più terribile, è certo che lo è, perché è dotato di strumenti che la natura non ha saputo, o non ha voluto, o non ha potuto, lasciamo perdere le metafore che sono tutte cretine, che non è accaduto, insomma, in natura, è accaduto nella natura umana. E quindi, diciamo così, l'uomo è l'animale più terribile che può rinascere nel sorriso degli infanti, se ne sapremo fare qualche cosa, naturalmente, se questo diventa, diciamo, il nostro sogno. Va bene, mi fermo qui e facciamo la pausa, se siamo tutti d'accordo, se Florinda è d'accordo, ce l'ho fatta, avete visto, meno male, ecco, siamo riusciti almeno. Adesso sentiamo però i nostri due amici, e anche tutti voi, abbiamo del tempo, insomma, abbiamo molto tempo. Va bene. Grazie, Grazie Carlo. Facciamo una pausa così un pochino più corposa, magari insomma una ventina di minuti. Sono le 4:15, ci vediamo ai 35 circa. A tra poco. Dico alcune cose, cioè questi interventi sono stati bellissimi e vi ringrazio tantissimo e credo che tutti vi siamo grati perché avete aperto orizzonti e problemi naturalmente fondamentali che hanno dato un senso al lavoro che abbiamo fatto insieme. Cerco di rispondere sinteticamente, ma su questo dovremmo lavorare, insomma, Mecri, e non soltanto noi tre, allora, ovviamente, no? Io spero che lavoreremo in molti. E parto dalla questione dell'efficacia. Forse partendo di qui riesco in pochi minuti a dare un'indicazione. L'efficacia. Ma noi non sappiamo assolutamente che cos'è l'efficacia, se non appunto attraverso delle, come dire, delle molto empiriche, pratiche e modeste valutazioni. È evidente che quando un partito politico perde le elezioni,
la sua campagna politica non è stata efficace, su questo non c'è dubbio. No, no. Ma tutto questo non, come dire, non caratterizza, non ha molto a che vedere con le cose profonde e consistenti e traducentisi nel tempo entro la vicenda umana. Ci sono delle cose molto curiose alle quali io sto molto attento, me le chiedo con molto interesse, facendo degli esempi, credo, abbastanza impressionanti. E uno che faccio spesso è questo. Quante persone voi pensate che abbiano letto il poema di Parmenide? Già nel mondo antico pochissime, anche perché è stato perduto ben presto e sono rimasti solo dei frammenti, e anche mal combinati, perché non si sa bene la seconda parte cosa diavolo fosse. Quante persone credete che l'abbiano letto poi? Al di là di quelli che sono gli studiosi, i filologi, diciamo, della filosofia antica, che si sono cimentati in questa ricerca dall'Ottocento ai giorni nostri, questo testo è assolutamente irrilevante nell'ambito, diciamo, della presenza costante di cose importanti nel senso di quello che gli uomini continuano a ricordare, a fare, a frequentare. Ci sono testi che sono stati letti mille volte di più. Eppure credo che si debba riconoscere che l'importanza di questi pochi frammenti per la vicenda dell'Occidente, non dico d'altro dell'Occidente, ma poi ormai anche di tutto il mondo, è incommensurabile. Allora, ecco, la mia visione delle cose è che bisogna smettere di pensare all'efficacia. L'efficacia è un progetto pratico, appunto dinamico, come mi rifaccio alle ultime cose che ha detto Florinda, è un progetto politico, si risponde dell'efficacia di alcune decisioni strumentali, queste si vedono subito, sono quello che sono, ma di ben altro è fatta la sostanza della vita degli esseri umani. Quindi scusami Carlo se ti interrompo, posso dire come nel ricettario che abbiamo dato nell'ultima sessione del SAD che l'efficacia va trattata come la verità? È interessante quello che tu dici, con la differenza che la verità ha molto più spazio nelle opinioni degli uomini, mi spiego? La verità ha una grande efficacia, mentre le teorie filosofiche, diciamo così per dire in fretta, hanno apparentemente molta minore efficacia, ma non muoiono mai, sembrerebbe, no, per dire paradossalmente, però si ripropongono, ci sono di nuovo, ci sono quattro gatti che se ne occupano, ma sono immortali questi quattro gatti, non sono ovviamente immortali, sto esagerando, ma ci sono sempre lì, rompono le palle, sono sempre lì. E ha detto Parmenide che... Io sono molto impressionato da questa cosa, che si può estendere a mille altre cose, per esempio, che so io, all'arte della fuga di Bach, no? Chi si mette a studiare l'arte della fuga di Bach con tutte le sue componenti, come dire, simboliche, eccetera, figurati oggi. La gente non ne sa assolutamente niente, ma non sarebbe quello che è senza queste cose. Questo è altrettanto vero ed è difficile da capire come le due cose stanno insieme, come si combinano insieme. E questo mi viene subito, come dire, se questo è vero, se questa è una visione delle cose tra le mille possibili, allora quello che chiedeva Andrea Paravicini, ma questa nostra ricerca filosofica che ha rotto i ponti, che appunto ha tagliato in due l'occhio, eccetera, eccetera, che si propone certamente a partire da Nietzsche e così via, che probabilità ha di avere efficacia in futuro o che preferibilità? Ecco, non lo sappiamo. Non è assolutamente, come dire, in possesso di un essere umano, chiuso nel suo piccolo corpo e nel suo piccolo mondo, di sapere cosa diavolo farà il futuro delle cose del suo mondo, delle cose delle... No, non si sa. Farà qualcosa il futuro della filosofia? Fra mille anni ci sarà ancora la filosofia? Non lo sappiamo assolutamente, ma francamente non me ne importa niente. Non me ne importa niente perché io vivo adesso del mio progetto e naturalmente faccio di tutto perché il mio progetto sia, come dire, apprezzabile, sono felice quando vedo che altri lo apprezzano. Ma questo mi consente allora di venire alla seconda questione che sollevava Florinda, che è una questione molto grossa,
cioè nel coro delle arti, qual è il gioco della filosofia? Qual è il gioco della filosofia? Io credo che anche qui sia un problema da non porsi. Quello che possiamo dire, forse, così in generale come ne stiamo parlando adesso, perché sono tutte riflessioni sulle quali bisognerà lavorare moltissimo, il fatto è che noi veniamo da un'antichità sterminata in cui le cose erano molto più unite di oggi, magari non sono mai state davvero unite, perché la particolarità della strumentalità del lavoro umano sin dall'inizio della condizione umana ha stabilito differenze all'interno della vita sociale, storica, eccetera. Però, insomma, il rito religioso era tutto. Era scienza, conoscenza, ritualità nel senso appunto della scrittura delle istituzioni, era arte, era musica, era canto. Poi proprio per la ricchezza degli strumenti che noi abbiamo inventato via via e per la ricchezza delle relazioni sociali e per la ricchezza dello scambio attraverso i prodotti sociali ha creato una complicazione sterminata. Questa complicazione sterminata non si risolve più. E quindi non c'è nessuna possibilità che ci sia una filosofia che riassume in sé le arti e arti, ma figuriamoci. C'è una strada particolare che è quella dei filosofi dell'Europa e degli Stati Uniti oggi, no? È una strada molto particolare, così come ci sono mille altre strade, come so benissimo che ci sono, sappiamo tutti, che ci sono milioni di persone che non sanno niente della filosofia in Occidente, ma che sanno tantissimo di letteratura, di storia, di teatro, di musica, di tante varie forme di musica. Ecco, la mia intuizione, la mia impressione, diciamo così, ci dovrei lavorare, non ci ho mai davvero lavorato. È solo una cosa che ho detto ogni tanto così in maniera molto garibaldina, diciamo. La mia impressione è che tutte queste specializzazioni che nel tempo, nei millenni e millenni, si sono venute affermando nella società occidentale, figuriamoci anche in quella orientale, ovviamente, però hanno una radice comune. Tutte vivono di una radice in qualche modo comune. Per cui dentro l'arte della filosofia, che noi chiamiamo così, ma molti dei nostri colleghi non accetterebbero la parola arte, figuriamoci, e poi insomma non si tratta per niente dell'arte nel senso degli artisti, ecco, eppure c'è qualcosa. Non so come affrontare questo problema, forse ci proverò. C'è qualcosa di profondissimo che si può dire nella musica, che si può dire nel teatro, che si può dire nella profezia religiosa, che si può dire nello studio dei fenomeni naturali. C'è qualcosa di profondissimo che è la peculiarità, l'estrinsecità, la caratteristica dell'essere umano. Forse. E comunque sempre declinato in questa storia qui, perché qui il chiasmo non lo puoi cancellare. Sempre declinato in questo chiasmo c'è il grande sogno che noi veniamo da una grande unità, diciamo da un unico Dio, da un unico Dio in terra o da un'unica terra. È un'altra arte, non lo è. Francamente non me ne frega niente. Sono attratto dal gioco bellissimo che si tratterebbe di mettere in atto, contraddicendosi, eccetera, eccetera. Sotto questo profilo, quando Florinda invoca per Mecri, dice Mecri in fondo è un'istituzione anche lei, sì, io capisco cosa lei vuol dire, penso che con Andrea possiamo convenire, perché noi vogliamo dire un'altra cosa, ho l'impressione, poi Andrea mi dirà se è d'accordo, noi vogliamo dire che la partecipazione a Mecri non si fonda su un patto di scambio, su un patto di scambio economico. Io ti do questo in cambio di quello economico, cioè monetizzabile, lo scambio c'è. Lo scambio c'è sempre, lo scambio c'è dal primo sorriso. Certo. Ma a Mecri non si tratta ovviamente del primo sorriso, direi di no. Ma non si tratta neanche dello scambio economico, cioè nessuno è più ricco qui, insomma, o più povero. Sì, più povero magari sì, perché il tempo è denaro e va bene. Però ha ragione Florinda quando ci dice, attenzione, perché la visione transdisciplinare, tutto quello che facciamo qui, è un impegno, è una legge, una norma che sta anche nel costume, nel modo in cui lavoriamo, nel modo in cui ci frequentiamo, ha perfettamente ragione. E pone un problema grossissimo per Mecri, che è quello di dire c'è un fondamento filosofico di tutto il nostro lavoro
che è eccessivo. È eccessivo perché in sostanza vorrebbe, invitando altre arti, altre scienze, altre discipline, altre pratiche, che tutti prendessero in carico la voce filosofica. E allora quella parità che Andrea e Carlo sostengono, cioè noi però stiamo nel colosso senza voler pretendere di dominarlo, di essere più importanti degli altri, sono tutte parole, perché poi di fatto il nostro lavoro, quando invitiamo qui Carlo Alberto Redi, che cosa facciamo? Gli diamo delle grandi lezioni filosofiche, delle quali lui non sa cosa farsene, perché fa un altro lavoro, fa un altro cammino, ha un'altra passione, ha un altro sogno, un altro ideale. E questo credo abbia ragione Florinda, nel fatto che quello che a me manca, e che sarebbe la sua natura istituzionale più propria, sta nel suo nome, ma non sta nei suoi fatti. E il suo nome, come tutti sappiamo, è laboratorio. E questo è un grande problema che probabilmente noi possiamo risolvere solo in parte, solo molto in parte. Non possiamo fare un laboratorio con 120 soci. Assolutamente no. E non possiamo pensare che 120 soci abbiano interesse per questo tipo di laboratorio. Mentre vediamo con grande piacere, con grande interesse reciproco, che c'è interesse per questi dialoghi che noi facciamo, per questi seminari che noi istituiamo, per questi riferimenti, per questi germogli, per questi libri che pubblichiamo. Sono un grande lavoro filosofico, no? La casa editrice Yakabook parla di una sorta di disciplina di alta scienza, no? Ed è vero, noi facciamo qualche cosa di, insomma, che sta un po' al di sopra delle semplici specializzazioni accademiche, eccetera, eccetera. Certo, non riusciamo a farlo sul piano laboratoriale se non trovando delle appendici parallele, nelle quali ci sia qualcheduno che ha il tempo, la possibilità e la voglia di impegnarsi. Su questo piano do perfettamente ragione a Florinda, noi siamo ancora a zero, dobbiamo imparare tutto, il filosofo è il primo che deve imparare, come lavora con un architetto. Abbiamo provato, no, poverini, l'abbiamo provato. Io ricordo un bellissimo seminario di Gabriele Pasqui, come si lavora in architettura. Abbiamo provato, ma non siamo andati molto al di là di esibizioni in linea generale, perché è molto difficile fare di più. Certo, uno degli impegni di Mecri è di fare di più. Ecco, su questo è un patto sul quale io mi associerei. Ecco, mi fermerei qui perché le cose da dire sono infinite, magari io manderò un germoglio su tutte queste osservazioni di Andrea e di Florinda. E adesso se vuole parlare Andrea, credo, no? Sì,